Ciao, in questo video rispondiamo alla domanda: ma che cosa succede se non vendo casa entro l'anno? Questa è una domanda che sorge spontanea, soprattutto a chi ha esigenza di cambiare casa e non sa se vendere la vecchia prima di aver trovato la casa nuova o se acquistare quella nuova per poi vendere quella vecchia. Quando si fanno queste valutazioni bisogna sempre prendere in considerazione i benefici e i rischi della scelta di una o dell'altra strada. Visto l'importanza di questo argomento e l'obiettivo di portarvi sempre dei contenuti che siano di valore, faremo un video dedicato. Quindi hai una buona motivazione in più per iscriverti al nostro canale. Ma torniamo all'oggetto del video. Prima però facciamo un breve riepilogo insieme. Con la legge di stabilità del 2016 è stata introdotta la possibilità di acquistare un immobile usufruendo di nuovo dell'agevolazione prima casa, anche se nel momento dell'acquisto si è già in possesso di un'abitazione per l'acquisto della quale si è già goduto dell'agevolazione. Di conseguenza è possibile goderne di nuovo, a patto però che in sede di atto si dichiari che entro un anno dall'acquisto si proceda con la vendita del vecchio immobile. Un vantaggio che ne deriva è la possibilità di poter godere anche del credito d'imposta. Ne abbiamo già parlato nel video Vendere casa prima dei 5 anni. Ti consiglio di guardarlo se vuoi approfondire l'argomento. Lo troverai nei video consigliati alla fine di questo video. Quindi, se sei proprietario di un immobile acquistato con agevolazione prima casa e vuoi acquistare un altro, puoi farlo usufruendo nuovamente dell'agevolazione e del credito d'imposta, ma devi vendere il vecchio immobile entro un anno. Attenzione però, questa agevolazione non ti spetta se vuoi acquistare un immobile ubicato nel comune dove sei già proprietario di un immobile acquistato senza agevolazione. E questo anche se ci si impegna a vendere quell'immobile entro un anno dall'acquisto. Quindi arriviamo alla risposta della fatidica domanda: che cosa succede se non vendo l'immobile entro l'anno? Se non si riesce a vendere, perché no, si decide di tenere l'immobile, si perde l'agevolazione utilizzata per il nuovo acquisto e oltre alle maggiori imposte e agli interessi si dovrà pagare la sanzione del 30%. Tuttavia è prevista la possibilità di ottenere una riduzione sulle sanzioni, e questo tramite l'istituto del ravvedimento operoso. Si deve presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate, con la quale si autodenuncia la decadenza dell'agevolazione. Con questa istanza, da presentare entro l'anno dall'acquisto dell'immobile, si dichiarerà l'impossibilità di vendere. Si chiederà la riliquidazione dell'imposta dovuta e il calcolo dei relativi interessi da pagare. Spero che questo video sia stato di valore per te. Fammelo sapere mettendo un like o lasciando un commento. E come sempre, ci vediamo prossimo venerdì con un nuovo video.